Buongiorno, buongiorno ragazzi, oggi torna la Juventus, buon sabato a tutti. Di solito in realtà si poteva dire wow, che bello, torna la Juventus. Adesso invece siamo in quella condizione che no, vabbè, non è brutto, questo assolutamente no, però di preoccupazione, di ansia più totale piuttosto che di gioia, a volte quasi di rassegnazione. Infatti oggi cercheremo di capire l'animo del tifoso, vi racconterò la mia opinione, la mia sensazione e dall'altra parte nei commenti invece vorrò sentire la vostra opinione per cercare di capire se sono l'unico che sta vivendo certe cose o se sono condivise. Prima di tutto vi invito a scaricare il numero di ES come al solito, link qui sotto in descrizione, anche perché attenzione, aprite le orecchie. Il 21 si giocherà Juventus-Empoli e il post partita di Juventus-Empoli non sarà su questo canale YouTube, non sarà sul mio canale YouTube, sarà invece sul numero di ES. Quindi scaricatevi il numero di ES perché poi sul canale uscirà un altro contenuto che non sarà il post partita classico, nel quale analizziamo la partita appena terminata, ma ci sarà qualcos'altro. Quindi scaricate assolutamente il numero di ES. Noi invece oggi, come al solito, ci rivediamo a partire dalle 17:40 circa su Twitch per live reaction. E poi ovviamente post partita qui sul canale, live reaction rieditata qui sul canale, dovesse esserci qualcosa a cui reagire, sapete bene che le live reaction quando non c'è niente a cui reagire non le faccio, quindi perché ci sono delle partite proprio che non accade niente, spero che possa non essere questa, spero che la Juve possa fare qualcosa oggi e poi domani analisi della gara e pagelle. Però oggi volevo raccontarvi un po' le mie sensazioni e farvi vedere anche quella che dovrebbe essere la probabile formazione perché oggi in teoria la Juventus cambia, non si dovrebbe parlare più di 4-4-2 storto, bensì di 3-5-2. Quindi analizziamo quella che è la probabile formazione della Juventus in questo momento, e cioè Szczęsny in porta, Alexandro, Bremer e Danilo, tre difensori centrali, Kostić, Rabiot, Locatelli, McKennie e Cuadrado, i 5 di centrocampo, e davanti Moise Kean e Dusan Vlahovic. Allora, parto dalla porta, Szczęsny, abbastanza normale che ci fosse lui. Sandro Bremer e Danilo in difesa. Allora, intanto l'esclusione di Bonucci potrebbe essere anche un segnale forte, magari di qualcosa che potrebbe essere accaduto, non lo so, in questi giorni di ritiro, questi giorni post-Maccabi, o semplicemente una presa di coscienza che in questo momento la condizione di Bonucci non è ottimale, non lo so, potrebbe essere qualcosa di questo tipo. Però Sandro e Danilo come braccetti un po' mi preoccupano, non tanto Danilo quanto Sandro. E infatti l'idea qual era? Di inserire Bonucci al posto di Alexandro e poi permettere a Bremer e Danilo di essere gli altri due. Potrebbe esserci un problema però per questa lettura di Bonucci e poi vi spiegherò il perché. Kostić e Cuadrado sugli esterni, mi viene da dire per forza di cose perché altro non hai, dovrebbe essere stato convocato Ealing Junior, quindi eventualmente sull'esterno dovrebbe esserci lui, anche se non proprio da 3-5-2. Rabiot, McKennie, Locatelli, un centrocampo, boh, forse un po' insipido, cioè per quanto Paredes in questo momento stia facendo male, beh, McKennie non sta facendo meglio, anzi, decisamente fuori condizione, atletica, fisica, quello che volete. Io proverei anche a un certo punto a sganciarmi, dato che siamo stati tutta estate a dire Paredes ha senso perché liberi Locatelli più avanti e Locatelli l'anno scorso il derby te l'ha risolto. Perché non provare Paredes in cabina di regia e Locatelli come mezzala, dato che abbiamo bisogno di qualità davanti, dato che il pallone sennò davanti non ci arriva? Non me lo spiego, non me lo spiego. Oppure me lo spiego, ma la risposta mi fa paura. Andiamo avanti. Kostić e Cuadrado, vabbè, diciamo per forza di cose. L'altro giorno vi parlavo di una Juve che non prova mai l'uno contro uno. Beh, il 3-5-2 allora è l'abito perfetto per una squadra che non salta mai l'uomo. Non credo che questa Juve sia stata costruita per giocare col 3-5-2, l'ho già detto mille volte. Però una squadra che non salta l'uomo nel 3-5-2 si esalta per forza di cose, perché è un modulo molto di posizione, un modulo molto di palleggio, un modulo che cerca di prendersi lo spazio ma senza stravolgere chissà che cosa. E davanti Moise Kean e Dusan Vlahovic. Sono sorpreso, dovesse essere davvero, sarei sorpreso di vedere questo attacco perché Milik l'altro giorno non è partito titolare in Israele e quindi, boh, strano che non riparta titolare anche oggi. Potrebbe esserci un turno di riposo per Dusan Vlahovic? Beh, per quanto mi riguarda sì, dato che le sta giocando tutte, Milik appunto ha già fatto panchina, poi aveva fatto la squalifica, invece Vlahovic non si ferma dalla partita a Firenze con la Fiorentina e tutte le altre le ha giocate dal primo minuto. Moise Kean è un giocatore che
da partita in corso non ti dà niente o quasi niente, anche se in realtà le ultime due partite nelle quali è subentrato è stato forse uno di quelli che ci ha messo un po' più reazione a livello di voglia, non sto parlando di chissà che cosa, però dal primo minuto è un giocatore che può far male e quindi non lo so, non partirei prevenuto nei confronti di Ken titolare, perché un gol potrebbe farlo. Dal primo minuto Ken il gol te lo fa, da subentrato fa un po' più fatica, e anzi cerchiamo di intrecciare una statistica: l'ultima volta che la Juventus ha vinto una gara in trasferta è stato ad aprile contro il Sassuolo a Reggio Emilia, ed è stata anche l'unica volta che nella scorsa stagione Moise Ken è entrato in un gol con un gol o un assist partendo dalla panchina. Quindi si intreccia questa cosa: la Juve non vince in trasferta da aprile, e l'ultima volta che ha vinto in trasferta è perché Ken è riuscito a fare quello che solitamente non fa quando non parte titolare. Quindi questa, ragazzi, è una cosa che... Però il Toro non è un avversario irresistibile, cioè diciamoci le cose come vanno dette, il Toro è comunque una squadra che, attenzione, non so se avete visto la classifica, se oggi il Toro fa il colpaccio ci viene a prendere, ci supera anzi, perché ha due punti da noi, non è l'avversario più provante del mondo, ma non lo siamo neanche noi, quindi oggi è proprio la classica partita in cui orgoglio, perché il derby di Torino è, devi sentirla, una stracittadina sempre, perché gli altri la sentono e se tu non la senti ti mangiano, quindi partendo da questo presupposto, una squadra non irresistibile in questo momento che non sta facendo quello che potrebbe fare e che aveva fatto anche l'anno scorso, sta mancando tanti gol al Torino e anche oggi non dovrebbero avere a disposizione tanti giocatori offensivi, quindi lì davanti dovremmo essere in grado di annullarli, mi auguro. E ultimo ma non ultimo, questa squadra qui, la nostra, che viene da una sconfitta bruciante col Maccabi Haifa e da un ritiro punitivo, e spero che... punitivo, Allegri ieri ha detto che non era una punizione, da un ritiro, spero che sia passato il messaggio ai calciatori. Ma vi dico, come vi avevo detto che secondo me avremmo perso col Maccabi, vi dico che oggi invece sono molto più tranquillo. Prima vi parlavo di ansia, ma l'ansia è relativa al fatto che è questa Juventus qui, però se devo pensare a questa partita nello specifico ho poca ansia, cioè sono molto tranquillo, perché questo ritiro secondo me avrà la stessa funzione di quello che è stato il ritiro dell'anno scorso. Ritiro, intorno ad ottobre, si torna in campo, partita con lo Zenit di San Pietroburgo, si vince 4-2, si fa quella che è stata probabilmente la miglior partita stagionale dell'anno scorso. E poi si è continuati a calare. Perché? Perché anche la Juve dell'anno scorso ha reso molto meno di quello che poteva, e perché la Juve di quest'anno decisamente meno di quello che potrebbe. Quindi non è un problema, secondo me, di calciatore, non è un problema del livello della squadra, è un livello globale di attenzione, di concentrazione, di voglia, di anche capacità di comprendere il momento. Quindi secondo me oggi si potrà vincere questa partita, è probabile vincerla questa partita, ma non significa risolvere i problemi. Perché prima vi dicevo, tra l'altro, che l'inserimento di Bonucci al posto di Alessandro o di Locatelli al posto di McKennie potrebbe non essere giusto, tra virgolette, per questa Juve? Perché io oggi ho una speranza che anche Massimiliano Allegri faccia un passo avanti, ma non un passo avanti dal punto di vista del gioco stratosferico e metto dentro 25 attaccanti, no. Però un passo avanti rispetto alla sua convinzione della difesa, della fase non possesso con la difesa 4. Perché io guardo questo 3-5-2, i giocatori bene o male sono tutti nella loro posizione naturale, se non per Alessandro, se vogliamo, quindi inserire Bonucci ci starebbe, perché ti permetterebbe di avere tre difensori che comunque su una linea da tre bene o male ci sanno giocare. L'unico è Bremer, che nella difesa 3 sta bene in mezzo e non sul centro-destra o centro-sinistra. Danilo invece ha dimostrato di saperlo fare molto bene. Bonucci è un difensore centrale puro, però se poi metti Bonucci non puoi scalare. Prova a mettere Bonucci al posto di Bremer, la scalata con la difesa 4 non viene. Se metti Locatelli al posto di McKennie, non puoi scalare, a meno che tu non vada a chiedere a Locatelli di fare l'esterno destro, perché Cuadrado si abbassa. Quindi io guardo questa squadra qui, non sono amante del 3-5-2, non credo che questa Juve sia stata costruita per giocare col 3-5-2, ma allo stesso tempo ti dico, i giocatori sono nella loro posizione naturale, questa squadra non salta l'uomo, e quindi il 3-5-2 può essere l'abito adatto per questo momento, per cercare di trovare serenità, compattezza, fiducia. Però poi allora
abbassami semplicemente Kostic e Cuadrado sulla fase difensiva, non allargarmi Sandro, Bremer e Danilo che stringono, si abbassa Cuadrado, McKennie torna a fare l'esterno, allora Locatelli era più in mezzo e Kostic si allarga e uno tra Kane e Vlahovic viene un po' più indietro. Cioè cerchiamo di staccarci anche da quello che fino adesso non ha funzionato, perché ieri Allegri parlava di errori singoli nella fase difensiva. Beh, secondo me in questo momento la Juventus non fa una fase difensiva di livello, non la fa, c'ha questi soliti due blocchi da quattro che va a creare densità, va a cercare di togliere le linee di passaggio agli avversari, ma non siamo bravi a difendere, siamo semplicemente, se vogliamo, ordinati. Però poi questa squadra in questo momento è in grado di comprendere che in fase di possesso fa una cosa, in fase di possesso ne fa un'altra, in fase di transizione positiva ne fa una, transizione negativa ne fa un'altra? No. Oggi devi ripartire dalle cose semplici. Ieri Allegri diceva c'è da resettare tutto, da ricominciare tutto da capo. Sono d'accordo, però poi allora le cose vanno fatte. Tra l'altro, piccola curiosità, anche il Torino gioca con una difesa 3, quindi sarebbe una sorta di squadra specchiata, e quando specchi le squadre vinci solo in un modo, solo in uno. Quindi fino adesso abbiamo parlato del discorso tattico legato all'allenatore, quindi responsabilità dell'allenatore, adesso ci focalizziamo invece su quelle che sono le responsabilità dei giocatori, perché se a specchio non ci metti la grinta, non vai da nessuna parte. Se non ci metti la voglia di arrivare primo su ogni pallone, primo su ogni seconda palla, col Maccabi ti hanno mangiato tutte le seconde palle, eravamo messi male in campo e poco vogliosi. Tutte e due, quindi colpa dell'allenatore, colpa dei giocatori. Perché poi è sempre in questo momento facile, no? Dire no, secondo me è colpa di questo, colpa di quello, colpa di quell'altro. Sì, ma cerchiamo di capire perché è colpa di uno e perché è colpa di quell'altro. Perché tante volte uno mi arriva e mi dice: ah, te hai detto che Allegri ha queste colpe. No, per me è colpa dei giocatori. Sì, ma non può essere colpa dei giocatori se Allegri continua a insistere sul 4-4-2 storto. Cioè, intendiamoci. Invece quello che dice Agnelli ai microfoni, cioè non può essere colpa di Allegri se i giocatori vanno male nel tackle. Eh sì, è vero, è colpa dei giocatori. E quindi cerchiamo di capire le responsabilità, le colpe in base ai compiti, in base a quello che fanno le persone. I cambi, le scelte di formazioni, la fase di difensiva in questo modo, la fase offensiva in quell'altro, cosa fare quando recupera la palla. Quelle sono responsabilità dell'allenatore. Se poi in campo perdi tutte le seconde palle perché non ci metti grinta, arrivi sempre dopo quegli altri, non ci metti la gamba invece che mettercela, fai passare i calciatori, fai l'errore stupido, allora dopo lì certo ci sono i calciatori. Però attenzione, cioè non è che è vera sempre solo una ed è vera sempre solo quell'altra. Per quello che vi dico, oggi le colpe partono dalla dirigenza, sono molto alte dalla dirigenza, arrivano all'allenatore, sono molto alte nell'allenatore, arrivano ai giocatori e sono molto alte nei giocatori. Poi ognuno avrà una percentuale di colpa differente, ma è un argomento che ho già affrontato. Però cerchiamo di non focalizzarci sull'idea che è tutta colpa di Allegri, è tutta colpa di Agnelli, è tutta colpa dei calciatori. No, ognuna delle colpe in relazione a quelle che sono le loro aree di interesse dove vanno ad agire. Ragazzi, forza Juventus, e cerchiamo di portarci a casa una vittoria, non tanto per il gusto di portarci a casa i tre punti, ma per il voler ricominciare a un certo punto un processo di crescita, perché quello che dicevo ieri, il grafico della Juventus in questo momento è negativo, punta verso il basso negli ultimi 4 anni, da quando acquisti Ronaldo ad oggi ti stai scavando una fossa, e ora quel grafico di puntarlo verso l'alto e iniziare una risalita, anche lenta, ma una risalita, e non che ogni stagione sia peggio di quell'altra, a un momento prima, dato che l'anno scorso siamo partiti male, malissimo, quest'anno siamo partiti peggio. Intollerabile.